Oggi noi abbiamo un'occasione importante, un'occasione di riflessione e di dibattito sul tema dell'autonomia. Io su questo argomento, poi ovviamente ascolteremo quelli che sono i contributi che vengono dall'aula, volevo fare alcune considerazioni di tipo generale, che riguardano sia gli assetti istituzionali del Paese, sia le tematiche che sono legate a questo aspetto specifico del disegno di legge che è stato immaginato e che riguarda l'autonomia differenziata. Qualsiasi ragionamento noi facciamo deve essere contestualizzato rispetto a quella che è la situazione attuale del Paese e anche di quella che è la dinamica internazionale delle politiche che noi stiamo portando avanti a livello italiano. Il tema della dimensione nazionale. Esiste in primo luogo una prospettiva che è di tipo economico-istituzionale. Oggi la nostra Costituzione prevede che ci sia un'eguaglianza di diritti, un'eguaglianza di servizi in tutto il Paese. Questa eguaglianza ad oggi è un'eguaglianza che è enunciata ma non praticata. Gli ultimi dati che emergono dall'analisi della spesa aggregata che sono stati raccolti dall'Istat e da altre istituzioni nazionali, mostrano che in molti settori la spesa aggregata pubblica è molto differente a seconda delle varie parti d'Italia. La spesa del nord è molto più alta rispetto a quella del centro e a quella del sud, e questo significa come conseguenza che la qualità dei servizi e l'entità dei servizi è fortemente differenziata. Noi non dobbiamo in questo nascondere che la qualità dei servizi non dipende solamente dalle somme che vengono destinate, ma anche dall'efficienza e dalla qualità delle pubbliche amministrazioni che li utilizzano. Però è indubbio che a parità di investimenti poi si può parlare di parità di efficienza. Se gli investimenti sono differenziati, è chiaro che anche un'eguale efficienza significa diritti differenziati a seconda delle varie parti del paese. E oggi i dati ci dicono che la spesa in istruzione, la spesa in sanità, la spesa in educazione, la spesa in servizi sociali ha delle profonde differenze da regione a regione. Il secondo punto di cui dobbiamo tener conto è qual è la dinamica economica complessiva a livello nazionale. Gli studi che sono stati portati avanti negli ultimi anni dimostrano che la scarsa competitività del paese e la ridotta capacità di produzione, di ricchezza del paese sono fortemente legate agli eccessivi divari che esistono nel nostro paese. Il prodotto interno lordo ovviamente è conseguenza di tanti fattori, ma uno dei fattori principali è la partecipazione, ad esempio, al mercato del lavoro. È chiaro che nel momento in cui noi oggi abbiamo in Italia i più grandi divari a livello europeo di partecipazione al mondo del lavoro, della componente femminile, e al sud Italia partecipa insomma, hanno un'occupazione circa il 40% delle donne, nettamente al di sotto della media italiana e nettamente al di sotto della media europea. Quando c'è un grande divario di partecipazione al mondo del lavoro delle componenti giovanili, quando c'è un grande divario territoriale, che non è solamente un divario tra nord e sud, ma tra aree metropolitane, aree interne, tra aree costiere ed aree interne, la presenza di questi forti divari determina una scarsa competitività del paese. Questo è stato più volte sottolineato dalla Commissione europea, e infatti il motivo principale per cui è stato realizzato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il motivo principale per cui l'Italia è stato il paese che ha avuto più risorse in tutta la dimensione europea è stato quello proprio di abbattimento dei divari, proprio perché è consapevolezza comune che solo in questa maniera si può aumentare la potenzialità di crescita del paese e raggiungere livelli più alti di reddito e di ricchezza prodotti dall'Italia. Quindi qualsiasi riforma viene messa in campo deve avere come priorità
l'abbattimento dei divari, non perché interesse delle aree più svantaggiate, ma perché interesse complessivo del paese intero, un paese più uguale, un paese più ricco e che garantisce un reddito migliore a tutti. Per questo motivo, in queste due, considerando questo aspetto, qualsiasi intervento legislativo che non miri alla riduzione dei divari, ma cristallizzi la situazione attuale o addirittura incrementi il divario che oggi esiste contro l'interesse non delle parti più deboli del paese, ma contro l'interesse del paese stesso. Per questo motivo è fondamentale che ci siano una valutazione complessiva, questo dal punto di vista economico-istituzionale, che guardi proprio a questa direzione, la riduzione del divario e la maggiore competitività del paese intero. Esiste poi un altro aspetto, che è un aspetto molto importante, che è l'aspetto delle materie trattate dal disegno di legge. Oggi tutte le materie che sono argomento dei poteri dello Stato, ad eccezione di quelle della difesa e di poche altre, possono essere oggetto dell'autonomia differenziata. È evidente che ci sono alcuni argomenti che oggi necessitano politiche che sono politiche non neanche nazionali, ma politiche europee. Pensiamo al tema dell'energia, che oggi chiaramente è un argomento che viene trattato per poter essere competitivo a livello europeo. Pensiamo ai temi che sono legati alle grandi reti di trasporto, gli aeroporti, i porti, che sono argomento assolutamente di dimensione europea. Pensiamo ai temi dell'educazione, perché la costruzione di uno spazio europeo dell'educazione è uno degli obiettivi prioritari a livello europeo, perché garantisce maggiore libertà di movimento e maggiore competitività dei nostri giovani. Pensiamo a tutti i temi che sono legati alla protezione dell'ambiente e alla difesa dell'ambiente naturale. Ecco, questi temi sono temi che non possono essere oggetto di politiche differenziate da regione a regione, hanno bisogno di una forte politica nazionale che deve essere fortemente integrata in una politica europea. Quindi l'idea che ci possono essere regioni che da sole gestiscano o l'energia o i porti o gli aeroporti o la politica educativa è chiaramente un'ipotesi che va contro l'interesse del paese, contro l'interesse di un'Europa che deve essere sempre più solida e sempre più integrata. L'ultimo punto sul tema di quelli che sono, gli equilibri istituzionali. In questo disegno di legge la devoluzione dei poteri riguarda esclusivamente le regioni. Negli ultimi anni, questo dopo che la grande crisi del 2008-2011, le istituzioni locali che sono state più danneggiate sia in termini di autonomia che di trasferimento di risorse sono stati i comuni, perché i comuni hanno avuto una riduzione enorme di quelli che sono stati i trasferimenti statali e hanno anche, e questo lo abbiamo vissuto noi come comune di Napoli, però questo è un tema nazionale che riguarda tutti i comuni nazionali. E non hanno avuto nessuna opportunità né di programmazione autonoma e anche una ridotta capacità poi di accesso in maniera diretta a quelle che sono le risorse europee. Questo chiaramente, dal mio punto di vista, non va nell'interesse dei cittadini. I comuni sono le grandi istituzioni di prossimità che garantiscono i servizi essenziali e determinano la qualità della vita dei cittadini. Il loro potenziamento in termini sia finanziari che di poteri rappresenta il modo migliore per garantire una migliore qualità della vita delle persone. L'allontanamento dei cittadini dalla politica deriva proprio da questo, dal fatto che loro avvertono, dal mio punto di vista, che il loro voto è ininfluente rispetto a quello poi che è il cambiamento delle loro condizioni di vita, anche gli ultimi dati delle elezioni che sono in corso nel Lazio e in Lombardia, dove c'è un'affluenza che è circa la metà di quella della volta scorsa, un campanello d'allarme enorme, gravissimo per quanto riguarda l'assetto istituzionale del paese.
Quindi qualsiasi ragionamento di riforma dei poteri decentrati non può prescindere dal ruolo dei comuni e delle grandi aree metropolitane. A questo va aggiunto anche una quantificazione tipo numerico. Se noi guardiamo il nostro comune, la nostra area metropolitana, il comune di Napoli fa 1 milione di abitanti, l'area metropolitana ha più di 3 milioni, intorno ai 3 milioni di abitanti, è molto più grande di molte regioni che avrebbero l'autonomia differenziata. Quindi proprio dal punto di vista degli effetti e dei benefici rispetto a quelli che possono essere gli interessi dei cittadini, un disegno di legge che non riguardi a un riordino complessivo del potere degli enti locali e del rapporto tra periferia, centro e Europa, sicuramente non fa il bene del Paese. Per questo motivo io credo che sia necessaria una presa di posizione forte per fare in modo che ci sia, non beh, diciamo, ci sia un dibattito politico ampio, che questo progetto venga profondamente rivisto, che si apra a una discussione, che sia una discussione che riformi complessivamente quelli che sono gli assetti degli enti locali, guardando a quelli che sono gli interessi dei cittadini e l'interesse del paese. Sono argomenti troppo importanti perché diventino bandiera elettorale di una qualsiasi parte politica, ma devono essere argomento di discussione seria, profonda e serena tra tutte quelle che sono le forze positive del paese, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista produttivo. La circostanza che rispetto a questo disegno di legge ci siano non solo delle differenze, diciamo, di posizione a livello geografico nazionale, a livello politico nazionale, ma anche a livello economico nazionale, anche la Confindustria si è schierata insomma, in maniera molto critica rispetto a questo disegno di legge, ci fanno capire che la strada da seguire è una strada molto diversa, che deve veramente guardare a un riformismo serio. Io ritengo che già la riforma del titolo quinto che è stata fatta non ha fatto il bene del paese, perché è stata fatta in maniera troppo affrettata, con troppi diciamo, punti d'ombra. Oggi credo che su Sole 24 Ore è riportato che i conflitti tra Stato e Regioni hanno raggiunto il numero più ampio della storia del paese, che è veramente un paradosso, perché aumenta ovviamente la conflittualità istituzionale e questo non fa bene a nessuno. Io ritengo che ci voglia veramente un profondo ripensamento rispetto a questa posizione. Noi dobbiamo difendere gli interessi della nostra città e delle nostre comunità. Dobbiamo lavorare per un riequilibrio concreto di quelli che sono i diritti nel nostro paese. Lo dobbiamo fare con la consapevolezza che l'autonomia è un valore, ma deve essere ben utilizzata, e qualsiasi discussione e qualsiasi riforma deve nascere da un concerto istituzionale. Io nel mio intervento ho ricordato quando è stata scritta la Costituzione, noi venivamo da una guerra molto sanguinosa, in un paese molto diviso, però quando si è scritta la Costituzione italiana, tutte le forze politiche che erano presenti nell'Assemblea Costituente alla fine hanno trovato una sintesi nell'interesse dei cittadini e del nostro paese, e ancora oggi abbiamo una Costituzione che è una delle migliori al mondo. Se noi non seguiamo quella strada, possiamo fare solamente grandi danni, e quindi dobbiamo, e poi io credo che sia legittimo che le assemblee elettive, i parlamentari, gli eletti del Mezzogiorno, indipendentemente da quelle che sono le loro posizioni politiche, difendano gli interessi dei nostri cittadini e dei nostri territori, perché davanti all'interesse primario dei nostri territori non esiste appartenenza politica, ma esiste solamente l'appartenenza ai propri eletti e alle proprie comunità. Grazie.